Questo è evidentemente un catorcio. Purtroppo sì, mancano dei tasti. E io penso che sia al di là di qualsiasi possibilità di restauro, perché in realtà, oddio, non è messa così male. Comunque ho deciso che questa radio sarà un test di accensione, così com'è, senza fare recap, senza niente. E vediamo cosa succede. Vediamo cosa succede. Qua c'è una lampadina al neon, che chissà dove era montata. Bah, proveremo. Questa radio proviene da questo mobile, che è anche un giradischi, a cui però mancano pezzi. Vaffanculo. Ok, mo vediamo che succede. Ok, proviamo. Safety first. Ci allontaniamo e accendiamo. E come va? Va. Via. La radio si accende. Promette bene. I tubi sono accesi. Non ci credo. Non ci credo. Beh, che dire, questa radio si è guadagnata il restauro. E quindi direi, qui c'è un elettrolitico, qui c'è il filtro. 5 tubi, sintonia, qui c'è un pezzo di metà, ah, qui c'è il lago indicatore ficcato dentro, qua dietro c'è l'occhio magico che abbiamo visto che si è acceso e funziona. Simpatica, simpatica, interessante. Questo non so cosa sia, è attaccato all'uscita, volante, ah, questo alimenta, questo alimenta lui, alimenta il giradischi. L'antenna l'ho fissata qui con la colla a caldo, per ora, sperando di non spaccarla come un cretino. Forse ho fatto male a fissarla qui, però poi la tolgo. E questo è il cavo della sintonia che è staccato e che sarà un olocausto rimettere a posto. Va bene, mettiamoci al lavoro. Ho fatto un semplice recap. Alla fine erano solo 5 gli elettrolitici. Però funziona solo la FM, non ho niente in AM e niente sulle onde corte. L'amplificatore funziona benissimo e quindi adesso devo vedere un po' i condensatori di disaccoppiamento che ci sono qua in giro. Adesso qui è evidente che qualcuno ha messo le mani prima di me su questa radio, perché qua ci sono resistenze adattate a ponte per raggiungere il valore giusto. Qui ce ne sono addirittura due con un condensatore. Ci sono saldature fatte a cazzo, tipo questa, insomma qualcuno ci ha messo le mani. Il problema è che qualcuno ha fatto danno, perché ora qua non so se si vede, ma il commutatore qui è fatto, vediamo se riesco a smontarlo senza farlo esplodere. No, non riesco a smontarlo senza farlo esplodere. Va bene, vediamo se si nota, ma qui messi a fuoco, qui c'è un coso, una pallina, come vedete,
chiude un contatto qua, chiude, apre, è questa pallina qua di metallo, è un dischetto di metallo. Qui sicuramente a chi aveva la radio prima di me sono saltati via i tasti e la pallina di metallo non c'è più. Così come qui e in quell'altro accanto. Quindi qua non si chiudono i contatti delle onde medie e quindi neanche delle onde corte. Ora dovrò ricostruire questa fottuta pallina di metallo e inserirla all'interno laddove manca. Ho dovuto ricostruire questi dischetti, almeno 5 di essi ne ho dovuti ricostruire. Questo è l'ultimo. Praticamente prendo un chiodino, lo metto nel trapano, lo faccio girare con una lima appoggiata in modo che lo assottiglio, poi lo faccio girare di nuovo una sega appoggiata in modo che lo taglio a filo, dopodiché lo pesto col martello e lo faccio diventare un dischetto che poi ficco qua dentro. E niente, io ci rinuncio perché qua non c'è veramente un cazzo da fare. Cioè, chi ha progettato questa merda di sistema per cambiare le selezioni è veramente un idiota perché non è possibile, non è possibile avere una merda di questo tipo, cioè lamelle del cazzo che si muovono a cazzo con una rondellina del cazzo che fa un contatto del cazzo. Questa è una cagata, cioè veramente una cagata, progettazione italiana di merda. Non c'è un cazzo da fare, se saltano queste palline in mezzo il selettore è da buttare. E non so se lasciarla così, lasciarla fissa sulle onde corte, però a questo punto non ha più senso neanche tenere questo mobile, perché non funzionerebbe più neanche la selezione per poter usare questa cagata poi, che è proprio una cagata di giradischi. Però mi avrebbe fatto comodo. Solo che qua vedo che la puntina è distrutta. I collegamenti sono distrutti. Questo coso chissà se funziona. Niente, sapete che vi dico? Io lo fisso sulle onde corte. Perché non c'è un cazzo da fare. Non c'è un cazzo da fare. Appena smonti qui. Questi cazzo, ma come si fa a inventare una cagata di sistema così con queste cazzate? Come cazzo si fa, dico io? Poi qua si è rotto pure un pin, quindi questo che ho ricostruito, essendosi spaccato questo pezzettino qua, è diventato totalmente inutile. Insomma, riepilogando mentre cerco di cucinare, questa Radio Marelli RD232, che qui vediamo nel suo splendore originario, prometteva bene perché accesa non ha fatto la fumata che speravo. Io l'avevo accesa semplicemente per vedere un po' di fumo e fiamme. Ma in realtà si è accesa e quindi io ho detto, beh, proviamo a dare un'occhiata, magari è riparabile. Già il cordino che era rotto mi avrebbe dovuto far pensare che avrei dovuto lasciare perdere subito. Poi, già il fatto che ci avevano messo le mani dentro era un'altra indicazione. Perché? Perché questo cazzo di commutatore qua, avendo perso le palline che gli fanno fare contatto all'interno, è diventato inutilizzabile. Per cui l'unica cosa che questa radio faceva era andare in FM,
Io sono sicuro che la circuiteria funziona tutta, perché tutto quello che ho controllato era perfettamente a posto. Ho cambiato giusto un paio di condensatori, qualche elettrolitico, inutilmente a questo punto. E basta, per quanto mi riguarda non vale assolutamente la pena di metterci le mani e di ripristinarla. Perché? Perché il mobile è ridotto male, perché il vetro della sintonia qui delle indicazioni leggermente rotto, perché mancano delle manopole, perché i tasti sono a pezzi, i tasti sono proprio spaccati, perché mancano i contatti della selezione, perché il giradischi non sappiamo se funziona, perché il mobile è ridotto veramente male, mancano anche i pedini. E quindi, caro Radio Marelli RD232, sei destinato a diventare materiale di recupero o a essere donato a un amico che ci farà delle altre cose. E comunque, stop. Direi che questo insieme di video finisce qui.